Ciao a tutti quanti e benvenuti in questa nuovissima puntata di Rayman Adventures. Allora raga, in questa puntata continueremo a appunto il gioco facendo questo livello con Barbara, cioè appunto il personaggio quella là che abbiamo iniziato a utilizzare anche nella scorsa puntata. E intanto questo coso qua non vuole stare zitto. Allora intanto diamo il cosciotto a questo coso. No, ma non avevo detto che volevo questo. Ecco. Io preferisco giocare senza quei cosi perché la massima lo utilizzerò per i livelli più difficili. Però questi livelli utilizzerò il personaggio normalmente. Aiuto, cioè proprio stiamo facendo la deforestazione tipo. Vabbè, non proprio la deforestazione. Io non ci sto più capendo niente. Ok, perfetto. A parte che quelle le creaturine sono abbastanza utili quando si tratta. Guarda, c'è preciso. Che c'è Gelsomino? A quanto pare non sono l'unico uovo a essere fuggito. Credo che ci sia un'incredibile nascosta nell'area. Cos'è questo? No, vabbè. Un elefante. C'è proprio l'elefante. Ecco, questo qua è Loco Loco. È Loco Loco. I raffreddini. Abbiamo pure sbloccato una specie di achievement, ovvero un obiettivo, ecco. Yeah, 5 gemme. E andiamo a farci l'altro livello. Acchiappa tutti i loom. Scorri il dito e cominciare. Sniffardo. Quanti loom? Noi inalatori, ci aiutiamo a risucchiare tutti i loom per un intero livello. Ottimo! Ma povero maiale però! Praticamente c'è tipo attira i loom, come se fosse tipo una specie di magnete. Ecco. Vi consiglio di portarli molti in certi livelli perché questi qua sono davvero molto utili rispetto agli altri. No vabbè. Questa qua è una musica di Mel Origins, quella là, quella cosa, quella lì. Ah, giusto, vero, mi sono scordata di dirvi che praticamente questi personaggi, cioè tipo danno qualcosa di extra alla fine quando li utilizzate. Nel senso che per il punteggio. Avventura completata, yeah! Uovo salvato. È mo dura. Ok. Ecco, e questo qua è tutorial. Ok. Aiuto! Ma quanti occhi c'è proprio... Quanti occhi tiene questo coso? Intanto gli diamo a quello là il cosciotto di Minecraft. E stiamo a posto. Ma andiamo nella prossima avventura. Cioè nella prossima zona. Ecco, ora dobbiamo scegliere quale zona scegliere. Allora, di qua o di qua? Io scelgo questa.
Ok, primo livello dedicato ai Loom. Ok. Ebbene sì, appunto il gioco sta dicendo e appunto bisognerebbe prendere, se si prende due di questi cosi. Tra l'altro il massimo in cui si possono portare le creaturine sono solamente tre. Poi inoltre c'è pure il fatto che appunto questi qua, due sono, più sono meglio è. Se tipo ad esempio ne abbiate tre di questi qua inalatori, tipo il campo magnetico dei Loom diventa più ampio. E così riesco a prendere più lume, ecco. No, vabbè. Voglio un attimo solo vedere se c'è qualcosa di qua. Sì. Sempre meglio controllare in giro se c'è roba. Ecco, ora c'è. No, c'è il coso nascosto. Vabbè. Intanto gli diamo il concerto di Minecraft a quello lì. Pure a questo. E ci sono tipo queste farfalle blu che tipo aprono le zone. Ma no, povero Tin. Ecco un altro modo in cui si possono trovare i Tin. Appunto da un nemico che appunto li schiaccia. Cose del genere, povero Tin, però. Ah no, qua si va avanti. Là l'ho vista che c'è qualcosa. Eccola qua, la teschio moneta. Vi consiglio anche di distruggere questi cosi perché è abbastanza utile. Allora, ok. Comunque ce l'abbiamo fatta. Gelsomino. Sai che possiamo comprare un sacco di cose con queste belle gemme? Grazie, sei davvero molto gentile. Ebbene sì, adesso il gioco ci consiglia di sprecarli prendendo questo. Che tipo in Rayman Legends non ci sono questi cosi dorati, ci sono solamente qua. Ah, sei di questi cosi. Ottimo, mi torneranno davvero molto utili. Oh, qua c'è qualcosa. Ecco. Ok, un altro di questi cosi strani. Ma che cos'è il Beatbox? No, vabbè. Rock and roll continua a cercare Incredible, così avremo suoni più interessanti per le tracce di Beatbox. Vabbè, non importa, non farò questa cosa, ovviamente. Ah, ricompensa giornaliera. Ok.
E facciamo appunto questo livello. Vediamo un po' che cosa c'è ancora nemici. Ok. Non ho capito nemmeno io che cosa ha detto quel nemico, vabbè, non importa. Questi specie di goblin strani. Qua è stato davvero molto veloce e facile questo livello. Wow, viola! Yeah! Perché adesso 5 di questi cosi? Vabbè, comunque, raga, andiamo a farci il livello difficilissimo. Combatti fino alla fine. Ancora. Vabbè, in questo caso me lo metto. Perché dovrebbe essere appunto abbastanza difficile. Almeno credo. Perché col teschio dovrebbe essere in poche parole il livello più difficile. Ma per poco questo qua. Vabbè. In effetti non si sta rivelando davvero troppo difficile. Anzi, è stato abbastanza facile. È stato pure un po' inutile in effetti portare anche a coso. Però vabbè, non importa. Yeah! Andiamo avanti. Scegliamo tra questo. Ok. Hai trovato? Ah, ok. È un oggetto. Vabbè, comunque, raga, spero davvero che questo video di Rayman Adventures vi sia piaciuto. E intanto qua c'è roba. Ah, questo qua sembra tipo quello addormentato. Ok, abbiamo sbloccato un attimo di questi cosi. Comunque raga, spero davvero che questo video di Rayman Adventures vi sia piaciuto e ciao!